Ciao ragazze, bentornate sul mio canale. Sono tornata finalmente. Questa settimana ho avuto l'influenza, quindi non ho fatto praticamente video. E niente, oggi no, pensavo di registrare addirittura due, quindi ne vedrete due a distanza di poco tempo. Allora, oggi vi faccio vedere che cosa ho comprato da Tiger. Appena mi sono ripresa dall'influenza, cioè non potevo non uscire un attimo a passeggiare, quindi ho fatto danni, ragazze. Però ho preso cose per la casa. Non so se conoscete Tiger, ma sicuramente quasi in tutte le città adesso lo stanno aprendo e quindi credo che lo conosciate. Allora, cosa ho preso? Allora, innanzitutto sapete che io sono appassionata di spezie, cioè mi piace cucinare, mi piace mettere le spezie, soprattutto quelle un po' piccanti. E quindi ne ho comprate tre da Tiger. Ho comprato questo curry indiano orientale, sono 100 grammi. E niente, poi qui ci sono tutti gli ingredienti. Io avevo già provato un curry loro, però con degli ingredienti diversi, e quindi sono molto curiosa di provare anche questo. Questo si chiama Host Indies Curry e sono 100 grammi, come vi ho detto, e costa 2 euro. Poi sempre di della serie non ci piace l'indiano, ho preso questo tandoori masala, che per chi è stata all'indiano sa che comunque i piatti tandoori sono una delle loro specialità, e quindi ho voluto provare a prendere questa. Questa sono meno, sono 80 grammi, costa sempre 2 euro e si proverà. Infine ho preso un Oriental Indian Curry, un altro curry, però questo qua c'è scritto curry indiano originale, poi dietro vedete che da questa parte c'è la traduzione, quindi non sono soltanto in, non so, credo che sia olandese, non so bene che lingua sia, comunque. E questi sono 100 grammi, quindi l'unico da 80 è questo, e questi li ho pagati 2 euro l'uno, vi dicevo. Poi ho preso un'altra spezia. Ho preso questa bustina di aneto. A me piace tantissimo l'aneto come spezia, soprattutto quando si avvicina il periodo natalizio. Faccio degli antipasti, comunque con il pesce mi piace tantissimo l'aneto. Magari vi farò una video ricetta in cui lo uso, perché veramente lo metto ovunque. Infatti c'è scritto utilizzo per pesce, crostacei, salmone marinato, zuppe, salse, agnello, burro alle spezie, qui dà dei consigli. Comunque soprattutto con il pesce io ve lo consiglio, ragazze. Sono solo 40 grammi e costa 2 euro, però vi assicuro che sono convenienti, perché se voi andate al supermercato, non so, all'Esselunga, comprate i barattolini delle spezie, ce n'è dentro pochissimo, ce n'è dentro tipo 10 grammi e ve le fanno pagare 2 euro, quindi 40, ragazze. Poi l'aneto non è neanche facile da trovare, quindi insomma, sono contenta. Poi ho preso, sapete che mi piacciono i tè, ho preso un altro infusore, questo infusore carinissimo con la fogliolina. Adesso lo apriamo che vi faccio vedere com'è. Allora, tanto ha il porta infusore, cioè quando voi lo togliete dalla tazza ed è tutto bagnato, insomma, lo potete mettere qua. C'è questa fogliolina, cera verde, questo qua un verde lime bello acceso, oppure c'era fucsia, e quindi ho preso questo. Credo che si apra così, voi mettete qui dentro il vostro infuso, la vostra tisana, quella in polvere, oppure il tè, non lo so, quello che preferite. Fate bollire ovviamente l'acqua e lo mettete dentro, dovrebbe galleggiare e spuntare dalla tazza questa bellissima fogliolina. Insomma, mi piaceva un sacco, ragazze. Questo qua mi vedete i prezzi. Allora, l'infusore foglia costa 3 euro. Poi ho preso tantissime cose. Poi ho preso un quaderno. Guardate che carino, questo qua è tutto, sembra il tronco di un albero, sembra legno, no?
alla copertina rigida. Io adoro questi quaderni con la copertina rigida perché comunque quando anche non avete un piano d'appoggio potete comunque scrivere bene. E questo con le righe e niente, ha una pagina nera e poi ha le righe. La carta non è male, c'è scritto che è fatto in Cina, vabbè, comunque. E non mi ricordo se l'ho pagato 2 euro o 3 euro, perché sono andata due volte. Mi sembra 2 euro comunque, o 2 o 3 euro. C'era anche grande, in formato A4, e c'erano anche tante altre fantasie, ma questa, ragazze, wow. Poi ho preso, e questi li vedete già utilizzati perché ne ho staccato già qualcuno, ho preso due set di adesivi, questi costano 50 centesimi l'uno. Ho preso questo qua con i micini, guardate che carini, da attaccare all'agenda. Almeno io li attacco all'agenda, a questi gattini di tutti i colori, c'è questo qua blu, poi c'è questo qui rosso, grigio, insomma, e questi. E poi ho preso i cupcake, ne vedete che ne manca già uno, anche qua ne mancano un po' perché li ho già appiccicati, poi pensavo di metterne un po' anche sulla macchina, comunque. E questi con i cupcake, ne manca uno, ma sono bellissimi, 50 centesimi l'uno, e dovete prenderne minimo due, quindi un euro. Poi. Ah, mi sa che abbiamo quasi finito, ragazze. C'era anche un'altra cosina, ma non la trovo più. Vabbè. Poi ho preso questa. Aspettate che vi dico come si chiama. Questo thermos. Si chiama Sweet Thermos. Ha pagato 4 euro. E mi è piaciuto tantissimo perché c'è questa faccina molto simpatica. Poi non so, per esempio, se sono in giro e mi voglio portare qualcosa di caldo, comunque voglio mettermi dentro, non so, un po' di tè o anche la tisana, ma anche solo per stare in casa, io la metto qui dentro. Oddio, aspettate che si apre. La metto qui dentro, vedete che comunque ce ne sta molto. In teoria anche per il caffè, però io non lo posso prendere. E poi qua c'è questo buchino e potete bere direttamente da qua. Credo che vada anche in lavastoviglie, spero. No, non va in lavastoviglie, ragazze, come non detto. E comunque è carina. E ragazzi, questi sono tutti i miei acquisti da Target. Non ho acquistato altro in questo periodo, magari a fine mese vi farò un video degli acquisti di abbigliamento, ma non sono tantissimi. E adesso invece vado a girare il video sulla postazione studio che volevo fare dopo di questo. Quindi niente, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!